La terza edizione del Wine Foruli fa registrare il pienone nell'antico borgo di Foruli. Gente curiosa, contenta, soddisfatta e anche molto allegra. Una passeggiata, un bicchiere con la ragazza, incontri due amici, due chiacchiere, una serata piacevole. È organizzata molto bene, ho visto che hanno riaperto delle cantine, dei vecchi locali, abbiamo bevuto del vino buono, qualche cantina della zona e in più abbiamo mangiato il panino con la mozzarella di Lucoli, con la salsiccia. E un po' di porchetta, ecco, ma per lo più si ritrovano tanti amici, tante persone che tornano da fuori, quindi è l'occasione anche per scambiare due chiacchiere e raccontarci un po' come è andato l'anno. Molto originale ed interessante. Bene, ben organizzata. Prima volevo mangiare la pizza fritta, che è buona, mangiatela perché è veramente buona. E poi questo è tutto casareccio, parliamoci chiaro. Non c'è niente di industriale, tutto fatto da queste donne che sono eccezionali. Le donne di questo paese sono fantastiche. Delizioso, davvero delizioso. Un po' di vino e vediamo qualche degustazione, anche di dolce per loro soprattutto. Buonissima, spettacolare, piena, ricca proprio di prosciutto, tantissimo. Ed è buonissima perché è morbida. Molto, molto bella. E anche ben organizzata, io è il terzo anno che vengo e ho assaggiato un po' di tutto, la pasta, la mortadella di Campodosto, la porchetta. Siamo io il primo anno che vengo da Pescara, e ho fatto chilometri molto volentieri, insomma, sì, davvero organizzata molto bene. Sempre bellissima, sono venuto l'altro anno, quest'anno mi sembra ancora meglio. E la pasta è buonissima. Com'è la pasta? Buonissima. Che pasta hai mangiato? Matriciana. Carina, simpatica, c'è un sacco di roba buona, di tutto, dalla pasta ai fritti, ai vini, ai liquori, è un bel mangiare, un bel bere. Molto bene, è una bella festa, la gente si diverte, beve, quello è importante. Mi stanno chiedendo più Cerasuolo questa sera e Montepulciano. Cerasuolo perché è fresco e Montepulciano perché insomma è un vino che si presta bene con la salsiccia, con le cose fatte alla griglia, quindi la carne. Abbiamo mangiato prima la pasta, buonissima, adesso pizza fritta farcita. Buona, caldissima e buona, buona veramente. Da dove venite? Da Napoli. Lei è la proprietaria di questa cantina? Cantina. Noi ci facciamo i prosciutti, i salami, tutto il maiale. La matriciana. Com'era? Buonissima. Fatta da chi? Da mio figlio Marco, Nello e compadri. E quindi è venuto a bere nella sua cantina? Sì. Mo me l'hanno offerto gli amici. Oggi sono contenta.